Bentornati su GP on the road. In questa puntata faremo l'esperimento assieme. Andremo a riverniciare il mio vecchio bauletto usando una pellicola spray removibile. È una vernice che una volta asciutta crea una pellicola. Mi porteresti la bomboletta per cortesia? Sì, grazie. Questa pellicola può essere tolta per cambiare colore al nostro bauletto, semplicemente per riportare al suo colore originale. Ma ora seguitemi che andiamo subito a verniciare. Per prima cosa mi sono tolto la briga di togliere i vari adesivi. Adesso passeremo a pulire e a sgrassare bene il bauletto prima di andare a verniciare. Questo video tutorial e per questo collaudo ho deciso di usare questa marca D-Gear Italy, che poi è stata prodotta in Germania. Adesso andremo ad applicare la vernice. Dice di applicare a una distanza di circa 20 cm e lasciare evaporare 5 minuti tra una mano e l'altra. Dopo 2 ore dice che sarà asciutto. Adesso andremo a testare. Adesso non ci resta altro da aspettare che asciughi per poi andare a ritagliare e a spellare le parti che ci interessano che tornino visibili. Così poi valuteremo il nostro test, il nostro collaudo. Come avete potuto notare, abbiamo cambiato la location, ormai il pezzo l'abbiamo verniciato, quindi adesso non ci resta altro che collaudare questa vernice a pellicola. Provate a verniciare questa parte in rosso, ma in realtà non era un bel rosso, era un rosa salmone, ecco, un rosa salmone. E quindi ho trovato opportuno dargli una passata di nero di nuovo sui bordi e adesso sfrutteremo il vantaggio della vernice a pellicola, cioè potremmo andare a togliere la pellicola che si è formata su una zona che non ci interessa che rimanga verniciata. Anzitutto cerchiamo di fargli un tagliettino oppure andiamo anche semplicemente con l'unghia. Bene, abbiamo tolto la vernice che abbiamo messo per sbaglio o che non ci garbava. Adesso andiamo invece a togliere la vernice lì in quei punti dove magari ci stavano dei loghi o ci stavano delle parti cromate o cartelli frangenti. Ed ecco qua il nostro bel logo della Jeep. Continuerò così per tutte le parti che vogliamo che ritornino visibili. Quindi non ci resta altro che armarci di tanta buona pazienza e proseguire col nostro lavoro. Abbiamo ringiovanito il mio vecchio bauletto usando una vernice a pellicola, nello specifico ho scelto un nero opaco, molto bello direi. Ho anche collaudato quella rossa, ma purtroppo mi ha un po' deluso in quanto tendeva molto all'arancione.
Le vernici a pellicola sono semplici da adoperare. Ci basta dare la nostra verniciata e una volta asciutto andare a togliere la pellicola dalle parti che vogliamo riportare alla luce, come nel mio caso il logo della Givi o il cutter infrangente. Di controparte però c'è il costo. Sono lavori che possiamo fare benissimo con delle vernici tradizionali andando a risparmiare molto di più. Però ovviamente perderemo più tempo nel mascherare le parti che non vogliamo che siano verniciate. Questa vernice a pellicola non la riadopererei per questo tipo di lavoro. Ma se dovessi riverniciare la moto, allora sì, un pensiero ce lo farei molto volentieri. Comunque mi rassicurerei che il colore indicato sulla vernice sia quello reale del lavoro finito. Non vorrei mai verniciarmi la moto di rosso e trovarmela poi d'arancione. La cosa potrebbe anche infastidirmi. Se avete domande da farmi, lasciatemi nei video commenti qua sotto, mettete un bel like e mi raccomando, continuate a seguirmi e io condividerò con voi la mia strada.